Amici di Polifemo, buonasera, ci siamo, vale il solito adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo e oggi celebriamo la nostra trasmissione qui da Carosino con la cinquantesima sagra del vino. Beh, è un evento ormai tipico di questa collettività, di questa città e non solo. Cercheremo di ripercorrere alcune delle tappe principali di queste giornate dedicate alla sagra. Ci sarà ovviamente il momento topico, il momento clou, quello della accensione della fontana e poi ovviamente anche tutto il momento, come dire, ludico attraverso la musica, attraverso la partecipazione popolare, l'aggregazione popolare e sociale, ma anche dei momenti di approfondimento attraverso appunto i convegni tematici dedicati appunto alle problematiche del settore vitivinicolo. Una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale insieme con la Proloco di Carosino. Un grappolo di novità nel settore vitivinicolo. Già come recita il titolo, comprendiamo l'importanza delle novità che ci sono state nel settore. Ecco, la cinquantesima sagra del vino di Carosino vuole dare importanza a questi momenti formativi e normativi attraverso convegni. E il convegno che si sta tenendo presso l'antica cantina di Carosino vuole cercare di rispondere a queste esigenze derivanti dalle novità appunto del settore vitivinicolo. E diamo il benvenuto televisivo, mediatico a questa cinquantesima sagra del vino di Carosino con il primo cittadino di questo comune, il dottor Arcangelo Sapio. 50 edizioni, lei le ha vissute da cittadino innamorato della sua terra, ora le vive queste giornate con la fascia tricolore. Quali sensazioni e soprattutto l'importanza anche sociale di questo evento? Buonasera, un grande senso di responsabilità innanzitutto. La Sagra del Vino per noi è un evento importantissimo che non ha solo la funzione di valorizzare e di promuovere il nostro prodotto enologico. Da qualche anno per noi la Sagra del Vino è il marchio, il brand che serve a promuovere il nostro territorio per intero, per cui noi intendiamo promuovere vino, gastronomia, cultura, natura e società. Ecco che la Sagra del Vino diventa un veicolo affinché il nostro territorio si riqualifichi e abbiamo tanto bisogno di propagandare le nostre bellezze. Ecco, la Sagra del Vino è una di queste bellezze. Attraverso la Sagra del Vino un ritorno alle nostre radici, alle nostre origini, che rappresentano il passato, che devono rappresentare il presente in una prospettiva futura sempre legata alla natura e al nostro territorio, con le sue peculiarità naturali appunto. Che sono tantissime, noi le conosciamo bene, il nostro intento è quello di farle conoscere al maggior numero di persone possibili che potranno venire da tutte le parti d'Europa e del mondo a visitare la nostra natura. La nostra natura, intendo Carosino, intendo la provincia di Taranto, intendo la Puglia per intero, dobbiamo fare rete a questo proposito. Le radici noi ce le abbiamo delle cose bellissime, noi le conosciamo, per noi sono scontate, ma sono un valore aggiunto del nostro territorio che dobbiamo far conoscere con la modernizzazione dei nostri brand, perché dobbiamo farci conoscere attraverso tutti i sistemi più moderni, telematici, internet e quant'altro, ma dobbiamo anche far conoscere quello che in Puglia si può vedere, quello che in Puglia si può vivere, ed ecco che la Sagra del Vino e la fontana che zampilla vino diventa nella nostra idea il percorso
che possiamo fare delle fontane europee che zampillano vino. Ne abbiamo altre in Italia, qualcuna in Friuli, una fra le più importanti e le più antiche, quella di Marino, Santiago di Compostela e Budapest. Abbiamo quindi ideato una specie di percorso in cui, anche ideale se vogliamo, però un percorso di virtuoso in cui le cittadinanze possano riconoscersi attorno a questa caratteristica. Credo senza ombra di dubbio, anzi, che con un certo orgoglio, la fontana del vino di Carosino è una delle più antiche, ma anche una delle più belle da vedere. Sindaco, una sagra, questa la 50ª, che non è solo composta dal momento ludico, ma ci sono anche dei convegni, degli incontri, dei dibattiti a tema proprio relativi al settore vitivinicolo. Settore vitivinicolo, qui questa sera nella nostra più antica cantina sociale, l'antica cantina sociale di Carosino, che risale agli inizi dell'Ottocento, già nella sua attività di tipo cooperativo, quindi precorreva i tempi due secoli fa in maniera importante, ma la nostra serata è dedicata alle innovazioni sul settore del vino, al modo di propagandare, di promuovere, di far crescere il nostro territorio agricolo e il nostro prodotto vino. Ma anche all'interno del castello d'Ayala Valva c'è un importante convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Proloco d'Italia in cui interverranno tutte le proloco pugliesi e dove si parlerà delle modalità della promozione del territorio e delle sagre. Noi quest'anno abbiamo visto sorgere sagre di tutti i tipi, credo che comunque bisognerebbe cominciare a mettere un po' di ordine nel settore, perché è sì una situazione molto importante, ma è una situazione che dobbiamo necessariamente mettere in ordine. Alessandro Candido, vice presidente nazionale della Federazione Vitivinicola in Conf Agricoltura. Questo convegno si chiama volutamente un grappolo di novità nel settore suddetto. Ecco, normativamente in cosa si configurano, in cosa si raffigurano queste novità? Allora, col 31/12 del 2015 praticamente c'è stata la grandissima novità del passaggio alle autorizzazioni. In pratica non ci sono più nel settore viticolo la proprietà delle proprietà vitate, delle superfici vitate, ma queste devono essere ottenute attraverso le autorizzazioni, e questo è dal 1 di gennaio del 2016. La normativa italiana si sta cercando di adeguare a quella che è la normativa europea. Questo in pratica significa una cosa molto semplice, che dobbiamo dare l'opportunità di gestire tutto online, e quindi questo speriamo che inizi con la fine dell'anno 2016, e poi cambieranno un poco tutte le normative relative a quelle che sono le denunce di produzione viticole, le denunce vinicole e quant'altro. Siamo con Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto. Abbiamo analizzato poc'anzi le novità, gli squarci di novità, questi grappoli di novità nella normativa, soprattutto con riferimento al rapporto tra quella europea, quella comunitaria e quella nazionale. Il settore che lei presiede, in che modo e in che misura è soddisfatto, se è soddisfatto, e quali obiettivi, quali migliorie eventualmente potrebbero apportarsi? Sicuramente sono state già fatte alcuni passi avanti, però noi riteniamo che bisogna ancora correggere alcune cose. Dobbiamo fare in modo che la nostra regione, in modo particolare che è un'importante regione vitivinicola, possa crescere sempre più e possa recuperare tutto quello che ha perso negli anni passati, e per questo motivo dobbiamo costruire una politica vitivinicola che permetta alla regione di fare un salto importante avanti. Io credo che in questi anni lo possiamo fare stringendo i denti, ma ci serve una politica di supporto in questo senso. Spostando il discorso all'area ionica, quali difficoltà e quali obiettivi?
Ma in questi anni anche Taranto, in modo particolare alcune aree della provincia di Taranto più vocate alla vitivinicoltura, stanno facendo passi avanti da gigante, insomma, passi da gigante, e credo che però ancora di più possiamo fare in modo, con dei marchi di tutela e con il supporto a questi marchi e valorizzandoli, possiamo veramente farli crescere. Far crescere il territorio, e questo significa far crescere le aziende, far crescere il territorio, far crescere un'economia complessiva. In questo modo possiamo far veramente cambiare anche il senso dell'economia ionica. La dottoressa Claudia Sanessi, segretario generale facente funzione della Camera di Commercio di Taranto. Beh, certamente un'iniziativa, quella che si sta celebrando qui a Carosino, soprattutto attraverso l'iniziativa appunto dei convegni, che vogliono anche dare delle dritte agli operatori del settore. Certo. L'impegno della Camera di Commercio in tale direzione. Allora, l'impegno della Camera di Commercio in tale direzione è principalmente nell'ambito dell'organismo di controllo, che è attivo dal 2012 su incarico del Ministero delle Politiche Agricole e che sta svolgendo un ruolo di tipo promozionale sul territorio, in quanto si occupa della verifica della qualificazione dei prodotti nell'ambito del vitivinicolo, rendendo un'attività che sicuramente va a vantaggio poi delle iniziative che, come stasera stiamo vedendo, sono articolate su più fasi, no? Perché al di là dell'iniziativa convegnistica alla quale stiamo partecipando, dove si parlerà del nuovo testo della riforma del vitivinicolo, la cosa si innesta nella promozione di un brand da parte del comune di Carosino, della Fontana che zampilla di vino, nella promozione di un'iniziativa di sagra molto carina che vorrebbe appunto e attrarrà un certo numero di turisti e che valorizza sicuramente il nostro territorio. Rita Macripò, presidente della cantina Luigi Ruggero di Lizzano. Beh, un convegno questo di questa sera che vuole analizzare le nuove normative. Lei, come operatrice del settore, normativa ovviamente nel settore vitivinicolo, lei si ritiene soddisfatta o si potrebbe ambire a qualcosa di più, anche correlando il tutto alle esigenze, alle problematiche dell'area ionica? Beh, diciamo, io mi ritengo già abbastanza soddisfatta, perché le normative sono abbastanza precise e se vengono seguite regolarmente ci possono garantire molto sulla produzione. Indubbiamente ancora molto si dovrebbe fare per poter far sì che il prodotto resti sul nostro colmare del nostro territorio, perché la cosa che non possiamo più sopportare è quella che il nostro prodotto venga portato via, noi veniamo derubati della nostra territorio. Depredati proprio. Sì, proprio depredati del nostro prodotto tipico, che poi viene messo sul mercato non con il dovuto, come dire, valore che dovrebbe avere, ma che serve soltanto o a migliorare dei prodotti loro, oppure messo con dei prezzi tali che non ci garantiscono la promozione o quella, diciamo, di essere quasi arrivati ad un blasone. Perché vorremmo anche noi essere fra i vini blasonati, perché riteniamo che il primitivo di Manduria, come le altre DOC del territorio, hanno meritato e meritano una posizione ottimale. Bene, qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi saremo ancora con voi. Intanto, cin cin a Carosino. Sagra di qualità, è questo il titolo di un altro convegno che si sta celebrando nel castello di Carosino, proprio nell'ambito della 50ª sagra del vino. Beh, è importante questo convegno perché sottolinea il ruolo delle proloco. Non a caso abbiamo rappresentanti di proloco di comuni limitrofi rispetto a Carosino, ma anche rappresentanti regionali delle proloco, a sottolineare appunto il valore, l'importanza che le proloco assumono, svolgono nell'ambito del territorio.
ne parleremo con gli ospiti, con i relatori che intervisteremo. Sottolineiamo il connubio, l'azione coesa che deve esserci tra amministrazione comunale e Proluco. E siamo nel corso dell'incontro del convegno Sagra di qualità e devo dire mi ha colpito questa espressione tanto sintetica quanto pregnante, significativa. Lo chiediamo al vice sindaco di Carosino, Lucia Di Napoli. Perché Sagra di qualità? Sagra di qualità perché vogliamo iniziare un nuovo percorso partendo proprio dal 50° della Sagra. Sa, negli anni scorsi si è vissuta una Sagra sempre del cantante, noi invece già da 2 anni che ci siamo insediati stiamo un po' cambiando la rotta, nel senso mettere al centro della festa, della Sagra, il protagonista, il vino. E quindi è il percorso gastronomico anche con tutti i prodotti tipici locali. Il turista deve essere attirato per il vino e poi ci sono anche dei piccoli intrattenimenti musicali perché quelli ci devono essere sempre, magari anche a tema. Poi noi abbiamo una grande peculiarità qui a Carosino, abbiamo la fontana del vino da cui esce vino, una risorsa enorme che insomma dobbiamo... E solo in poche parti del mondo c'è questa caratteristica del vino zampillante, Budapest all'estero. Qui abbiamo visto su internet con il presidente della Proluco, ci diceva l'altra esiste per esempio qui in Italia a Marino se non sbaglio, quindi cercheremo proprio per questo di fare un gemellaggio con questo. Scambi culturali e promuovere il territorio attraverso un'azione di marketing territoriale. Esatto, giusto questo, farci conoscere entrambi, portare i nostri prodotti, la nostra cultura al di fuori e loro nel nostro territorio. Ce l'abbiamo a 2 passi, perché non farlo? Noi abbiamo un piccolo paese, non abbiamo tante risorse, però questa è una risorsa. Fare rete con gli altri comuni, certo. Con tutta l'area ionica. Certo. Soprattutto con tutta l'area ionica, ma anche pugliese. Stasera abbiamo il presidente dell'UPLI ed è importantissimo questa collaborazione con la Proluco, perché le Proluco sono proprio l'anima delle Sagre, l'anima dei paesi. Siamo con Giovanni Friuli, presidente della Proluco di Carosino. La Sagra del Vino di Carosino appunto rappresenta ormai una realtà storica consolidata, festeggia le nozze d'oro. Siamo infatti alla 50° edizione. Le novità rispetto al passato, come la si sta strutturando e il messaggio attuale che si vuole lanciare. Allora, rappresenta questa Sagra del Vino un momento importante perché è arrivata a mezzo secolo di vita, quasi mia coetanea, quindi io sono nato. Siete nati insieme. Sono nato con la Sagra del Vino, quindi insomma rispecchia fedelmente la mia storia di carosinese. Allora, dopo 50 anni, quest'anno. Ringraziando la disponibilità dell'amministrazione comunale abbiamo noi della Proluco per la prima volta un'associazione, abbiamo gestito tutta la fase organizzativa per sviluppare un progetto un po' innovativo, cioè per rigenerarla completamente, perché abbiamo notato che negli ultimi anni la Sagra del Vino, pur essendo un brand importante che sistematicamente ogni anno nel corso degli anni ha attirato tantissimi visitatori, abbiamo quest'anno pensato di evitare che fosse messa in ombra da tanti eventi enogastronomici, soprattutto quest'anno nel mese di agosto che si sono addirittura accavallati. Per questo motivo abbiamo pensato di svilupparla a settembre, un periodo in cui ci sembrava un po' anche più coerente, no? Rispetto alla vendemmia, cioè il momento in cui inizia la raccolta del prodotto che la Sagra vuole, no? Promuovere. La differenza, la novità rispetto alle altre Sagre è quella di valorizzare una peculiarità nostra, tutta carosinese, che non è mai stata valorizzata efficacemente nel corso degli ultimi 50 anni, per tutta la durata della Sagra, ovvero mi riferisco alla fontana zampillante vino,
pensiamo che attraverso la valorizzazione di questo elemento peculiare che nel sud Italia non ha nessuno, la seconda fontana del vino più conosciuta in Italia è quella di Marino, quindi parliamo già di una distanza di 500 km. E quindi abbiamo pensato che promuovendo questo elemento si potrebbe rigenerare la Sagra parlando sempre del vino, ma non in termini di produzioni massicce, ma in termini di incami turistico, cioè vorremmo utilizzare questo elemento per iniziare un percorso di valorizzazione turistica del nostro territorio. Nell'ambito delle manifestazioni tese a valorizzare il territorio, a promuovere lo stesso attraverso appunto la valorizzazione, l'esaltazione delle tradizioni, come sta accadendo qui a Carosino, un ruolo fondamentale è svolto dalle Pro Loco ed è importante questo connubio, questa azione sinergica tra Pro Loco e amministrazioni comunali. Siamo con Rocco Lauciello, che è il presidente delle Pro Loco, presidente regionale appunto delle Pro Loco. Il ruolo delle Pro Loco anche con riferimento alla serata che si sta vivendo qui a Carosino. Beh, veramente io sono molto contento di questo connubio, di questo rapporto di collaborazione tra Pro Loco e istituzioni. Tra l'altro è uno dei miei punti fondamentali. Io da qualche mese sono stato eletto presidente regionale e uno dei punti al primo posto è il rapporto tra Pro Loco e istituzioni, affinché questo legame sia proficuo per la località. Oggigiorno noi abbiamo necessario bisogno di colloquiare con le istituzioni, chiunque esso sia che sia al palazzo istituzionale, che sia rosso, giallo, verde, la Pro Loco deve andare in sintonia con l'istituzione al fine di migliorare l'accoglienza, la promozione, l'identità del territorio. Qui abbiamo una bella manifestazione, la 50ª edizione della Sagra del Vino, ma voi sapete per 50 anni questa iniziativa portata avanti dalla Pro Loco è una cosa molto molto importante e noi dell'Umpli veramente diamo un supporto diciamo innanzitutto organizzativo al fine che questa sagra ne diventi un fiore all'occhiello di questo territorio e che ne trae vantaggi, perché oggigiorno dobbiamo pur dire che le Pro Loco generano presenze all'interno della località. Tutte le manifestazioni delle Pro Loco generano presenze e generando presenza generiamo economia. Francesco Vergallo, presidente della Pro Loco di Pulsano, ci stiamo occupando appunto del ruolo che svolgono le Pro Loco e quindi è anche piacevole davvero da ammirare il fatto che le varie Pro Loco dell'area ionica siano qui, molte di esse, alcune di esse siano qui insieme per fare sinergie, per promuovere il territorio, perché oggi è Carosino, domani sarà Leporano, dopodomani Pulsano e quant'altro. Certo, la grande famiglia delle Pro Loco, oggi rappresentata qui dal nostro presidente regionale, lavora per questo, per promuovere, oggi si parla di reti, quindi parliamo dell'arco ionico, parliamo di un'area che oggi la Regione Puglia l'ha classificata come l'area della Magna Grecia, quindi è nostro compito quello di riunire le attività e le forze sociali del territorio e promuovere queste meravigliose realtà come questa della Sagra del Vino, quindi è fondamentale che ci sia una programmazione congiunta di tutte le attività, non solo di sagre di qualità. Ho sottolineato anche l'importanza del ruolo tra Pro Loco e amministrazione e quindi un modo per far sì che i cittadini siano vicini alle istituzioni attraverso l'azione di mediazione delle Pro Loco. Certo, le Pro Loco hanno sempre svolto un ruolo fondamentale di mediazione, noi siamo i controllori e i detentori della conoscenza del territorio. Io sono giovane, ma prima di me mi hanno preceduto tante persone, la Pro Loco di Pulsano quest'anno ha compiuto 50 anni e nella visione dei documenti degli anni 70 ho constatato con piacere che questa azione di mediazione rispetto alla pubblica amministrazione c'è sempre stata. Noi come Pro Loco collaboriamo sempre con
l'attività amministrativa, ricambiando naturalmente con del duro lavoro di volontariato questa loro fiducia che in qualche maniera ci dà la possibilità di esprimere la nostra volontà sul territorio. 50ª sagra del vino di Carosino, una manifestazione, una serata davvero splendida con il momento clou appunto della fontana che zampilla. Sindaco, una tradizione che si rinnova di anno in anno ma che si rivive con rinnovato entusiasmo. E con la stessa emozione, perché con la stessa emozione ogni anno noi viviamo l'accensione di questa bellissima fontana che zampilla vino primitivo, e un pochettino di quel vino primitivo l'abbiamo ingabbiato in questo calice e lo stiamo sorseggiando, idealmente con tutti quelli che amano il nostro territorio, che amano la nostra cultura, tradizione, che amano il nostro vino, che amano la nostra gastronomia. La nostra intenzione, il nostro desiderio è di estendere questo augurio, l'augurio di conoscere il nostro territorio a tutti i nostri concittadini nazionali ed europei che vorranno venire a trovarci. Abbiamo tante cose da mostrare, abbiamo tante emozioni da presentarvi e da farvi condividere con le nostre. Sindaco, una sagra, quella di quest'anno, che ha voluto dare spazio anche ai convegni, a due convegni, proprio per approfondire le problematiche del settore vitivinicolo. Del settore vitivinicolo, sì, con dei importantissimi rappresentanti del settore, Confagricoltura a livello nazionale, Confcoop, poi alcuni rappresentanti di cooperative fortemente attive, fiorenti della nostra zona. Abbiamo voluto fare il punto del nostro stato, della qualità e della vitalità del nostro territorio in un'annata che si preannuncia già da adesso importantissima, favorevole, eccezionale, anche se le piogge di questi giorni sembravano potessero guastare un pochettino il prodotto. Non è successo niente, perché il primitivo per fortuna era stato quasi completamente raccolto, ha aiutato le coltivazioni che non sono di primitivo, e quindi abbiamo un'annata eccezionale. Il 2016 sarà sicuramente un'annata importante, però è importante per noi perché non solo stiamo vivendo questa grande avventura di promuovere il nostro territorio e la fontana che zampilla vino, ma stiamo vivendo la grande avventura di far conoscere e di rivitalizzare questo territorio che per troppi anni è stato mortificato fisicamente e anche moralmente. Beh, sindaco, un brindisi a Carosino, alla sagra, alla 50ª sagra, e a questa gente che veramente ama il territorio e fa di tutto per farlo risplendere. Cin cin. Ci vedete con un calice di vino, è il simbolo di questa festa, e siamo con Carmelo Mitrangolo, che è un sommelier per passione e non per professione, a dimostrazione del fatto che il vino è qualcosa, la passione per il vino è qualcosa che si ha dentro, al di là appunto degli aspetti economici e professionali, che pure contano, ci mancherebbe. E allora, com'è nata questa passione? Lei, quando ci sono iniziative legate al vino, proprio come componente dell'Associazione Nazionale dei Sommelier, è sempre in prima fila. Com'è nata questa lunga storia d'amore? Buonasera, questa passione per il vino è stata, diciamo, una contaminazione da parte dei miei suoceri, che provengono e hanno coltivato il territorio nella Puglia, diciamo, nella zona di Manduria, il primitivo. Anche se stiamo per assaggiare un vino bianco, comunque prodotto nella nostra regione, nella nostra area tarantina, e questa passione è nata apprezzando le qualità del prodotto, della salute, del... Il vino è non è da considerare alcol, è da considerare un alimento, perché ha gli zuccheri, ha l'acqua, ha delle proteine, ha dei polifenoli, ha delle caratteristiche interessantissime che devono essere apprezzate e valorizzate. Il vino buono. Da considerare proprio le caratteristiche salutistiche legate alla salute del vino. Sì, effettivamente talvolta si dice che un buon bicchiere di vino rosso
un buon bicchiere, non due o tre, aiuta al cuore. Questo lo dicono anche i medici, gli specialisti. Gli specialisti, non credo di dire qualcosa di falso. E poi un buon vino è allegria, un bicchiere di vino in compagnia, insieme agli amici, durante le manifestazioni, crea condivisione, crea allegria. E allora chiudiamo questo nostro incontro con questa bella chiacchierata. Al vino, alla nostra salute, alla salute di tutti noi che amiamo la natura. Evviva la 50ª sagra del vino di Carosino. Cin cin. Piero De Quarto, il patron dello Ionio Jazz Festival. Una serata che subito dopo lo zampillio della fontana, fontana zampillante vino appunto, sarà allietata dalla musicalità, dal virtuosismo dello Ionio Jazz Festival. Voglio usare queste espressioni perché il vostro quartetto sta davvero riscuotendo successo per ogni dove, non solo della provincia Ionica. Il messaggio che il quartetto vuole lanciare. Sì, il nostro gruppo, la nostra formazione che questa sera si esibirà sarà, diciamo, il messaggio è quello degli standard qualitativi altissimi. Il nostro quintetto è formato da una... Ho dimenticato un'unità. Chiedo venia, ho detto quartetto. Non c'è problema, non c'è problema. Dicevo, il quintetto, lo Ionio Jazz Quintet, in questo caso è formato da grossissimi professionisti, da Mario Rosini al pianoforte, Massimo Moriconi al basso, Ale Napolitano batteria, Gianfranco Mezzella al sax e Anna Battematei che gioca in casa, peraltro ha una bellissima voce, che è il celieterà, insomma, con una serie, un repertorio confezionato molto bene e molto suadente. La cosa che mi preme sottolineare è che siamo intanto lusingati e siamo estremamente, come dire, confortati da questa scelta che il comitato, che ringrazio, quello dell'organizzatore di questa 50ª edizione della Festa del Vino, ha voluto così caratterizzarsi attraverso noi, attraverso, diciamo, un marchio con standard di prestigio importanti, lo devo dire, me lo devo dire da incontinenti addosso, però è la verità, stiamo un attimino riscuotendo un certo tipo di consenso ed è giusto pure che ci venga riconosciuto. Ora, la cosa evidentemente ci lusinga, sta camminando e sta, come dire, si sta distribuendo questa attenzione verso la musica jazz che noi cerchiamo di proporre e di produrre nel migliore dei modi. Quindi un grazie all'amministrazione comunale e al Proloco di Carosino. L'importanza proprio di questa serata sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale, fare tanta buona musica, allietare la gente, tanti sono i problemi che quotidianamente ci avviluppano, però della buona musica e un bicchiere di vino e vedere una fontana zampillante, cosa rara davvero come proprio fenomeno, no? Territoriale, beh, tutte queste cose messe insieme ci rendono la vita più piacevole. Sì, evidentemente è uno scampolo anche abbastanza importante per quello che può essere un momento ricreativo e di socializzazione. È importante che comunque attorno a questo connubio tra vino e musica, attorno a cui si possono anche allargare discorsi importanti della promozione enogastronomica, enologica primamente, visto che ci stiamo parlando di vino, si accompagnino standard e rapporti qualitativi altissimi. Noi nel nostro piccolo ce la metteremo tutta, però è vero pure che così un attimino bypassando quello che è il luogo comune o la trappola del Panem et Circenses, diventa un'occasione importante per cominciare a riprendere un attimino le occasioni di meditazione, di uno sviluppo possibile attraverso le forze intime di questa terra, che sono il vino. Le nostre tradizioni, le radici, la valorizzazione dei prodotti della natura. Non c'è dubbio, le radici e le nostre aspirazioni, unitamente alle nostre ispirazioni musicali. Grazie. Bene, una puntata dedicata alla sagra di Carosino. Tante interviste, tanti momenti, momenti ludici, momenti di approfondimento. È un modo per valorizzare il nostro territorio e davvero Carosino e la sua collettività lo meritano, meritano tanto. È un modo per far crescere Carosino, per far crescere Taranto, per far crescere il nostro sud. Ora ce ne andiamo in pubblicità e poi al rientro un altro momento dedicato al vino, alle ricerche, agli studi della medicina sinestetica promossa dal professor Mandrillo. Faremo un po' una summa, diciamo un sunto delle quattro giornate, delle
4 giornate relative alla medicina sinestetica promosse dal professor Mandrillo, che si sono svolte nella cornice di Cellino San Marco con Albano Carrisi e poi ancora presso le terme di Santa Cesaria Terme e ancora Manduria e Carosino. Non cambiate canale, restate con noi, il vino e le sue qualità e le sue proprietà sempre protagonista.